Siamo con Monica Sarnelli, giusto? Sì, sono io, giustissimo. Famosissima per Rai 3, Un posto al sole. Un posto al sole ancora ci sarà. Certo. Sono io la cantante in sigla da più di 27 anni. Ho ricevuto un premio. Ah, non lo sai? Che premio ha ricevuto? Dov'è questo premio? Ecco, facciamo vedere il premio che ha ricevuto. Sì, alla carriera. Madonna, che bel bouquet. Un premio alla carriera proprio il giorno della festa delle donne, quindi ecco qua, vedi, premio conferito a Monica Sarnelli perché si vede che insomma, sono brava. Ma molto bravo, ho sentito che la sua musica napoletana, la sua voce mi ha fatto sentire proprio Napoli, proprio sta musica che mi ha riscaldato il cuore. Grazie anche a lei Monica. Grazie a te. Ci vediamo in televisione allora. Buona vita a tutti. Buona ciao, vita. Ciao. Cosa ti aspetti per questa serata, Luis Navarro? Allora, questa serata sarà sicuramente una serata bella, entusiasmante, all'insegna della musica classica napoletana, perché quest'anno abbiamo voluto omaggiare questo genere musicale grazie anche alla presenza di un'artista straordinaria che con la sua voce ha reso celebre la musica partenopea anche in ambito nazionale, che è Monica Sarnelli. Quindi questa sera ci divertiremo, premieremo delle donne che grazie al loro valore hanno saputo dare un contributo alla società civile, quindi sarà sicuramente una serata all'insegna del divertimento ma soprattutto del merito. Da quanto hai iniziato a fare il cantante? Come è iniziata questa tua passione nel cantare? Allora, gli amici di Edizione Caserta conoscono molto bene Luis Navarro e conosco probabilmente anche tutto il mio percorso. Io ho iniziato a cantare abbastanza presto, all'età di 8 anni. Sono stato fortunato che all'età di 12 anni sono stato scelto da Carlo Conti e Mara Venier a Domenica Inn. Quindi ero veramente un ragazzino e ho iniziato a fare musica latina, pensa da lì. Poi, dopodiché, ho avuto varie comparsate in televisione, tra Rai e Mediaset, tra il 2008 e il 2009 anche una comparsata da Amici di Maria De Filippi, dopo che ho scelto di fare la mia musica, che è quella che è la musica latina, che per tanti anni ha accompagnato tutto il mio percorso artistico musicale, fino ad arrivare ad oggi, all'età quasi 34 anni, lo possiamo dire che effettivamente ancora una volta mi metto in discussione e cerco di capire quale deve essere la strada che Luis Navarro da questo momento in poi vorrà intraprendere. Luis Navarro, cosa consigli chi può intraprendere la sua strada, diciamo, come cantante? Cosa consiglio ai ragazzi che vogliono iniziare a fare questo mestiere? Allora, innanzitutto questo mestiere è un mestiere. Vi posso dire che c'è bisogno di tanta dedizione, di tanto sacrificio, di tanta umiltà, di non sentirsi mai arrivati, di non sentirsi prime donne, ma di essere aperti al dialogo, al confronto. La musica è come lo sport, come tante altre attività che ci mette spesso in competizione con gli altri, ma in realtà la vera competizione è con se stessi. Quindi quello che ti posso dire è che ad oggi io non mi sento per niente arrivato, anzi ho tante di quelle cose che vorrei fare, mi sento ambizioso e questo è quello che consiglio agli altri, siate ambiziosi, la fortuna aiuta gli audaci. Vorrei sentire un po' la tua voce, il tuo talento che hai. Sì. È l'amor che yo querría, no lo eres más. Un bacio agli amici di Edizione Caserta. Allora, dimmi un po', come ti chiami? Carmen. Oggi a cosa darete qui? Un grande evento, un evento per le donne, perché oggi è l'8 marzo, l'Award the Want. Diciamo che c'è in programma. No, in realtà è una serata dove vengono premiate le donne. Poi ci sarà una grande madrina che sappiamo che è Monica Sarnelli, una grande interprete napoletana e la voce di un grande soap che è Un posto al sole. Diciamo, per cosa sei famosa? Lavoro da parecchi anni, faccio un po' di TV e poi faccio parecchi eventi con Luis Navarro. Ah, e che eventi hai fatto? Abbiamo fatto tanti. Televisioni soprattutto? Sì, sì, sia programmi regionali, abbiamo fatto qualcosa nazionale, quindi abbiamo fatto parecchie cose. Cosa consigli? Chi vuole diventare un presentatore? Vabbè, presentatrice. Di persistere sempre i propri sogni, qualsiasi cosa uno desidera fare non deve mai abbattersi, ma deve sempre porsi degli obiettivi e realizzarli, perché nella vita tutto si può. L'ho fatto io a 40 anni, lo possono fare tutti. Basta. Grazie. Ciao. Allora, raccontami un po' la tua storia. Chi sei? Sono Elena Popa, sono una ragazza che corre come tanti, tanti runner. E vengo dalla Romania, che è un paese dell'est. Vengo da una famiglia di contadini
che io a 7 anni ho iniziato a fare il latte sotto la mucca, andare a zappare la terra, a fare i lavori di terra, di campana, così. Ma un anche po', questo. Un po' come campana, come noi, no? Sì, e anche questo mi ha fortificata tanto, perché sono la prima di 4 figli. E mia mamma voleva, dopo la terza media, che io andassi a lavorare la terra, a mantenere gli animali e le faccende di casa. Invece io, testarda come sono anche oggi, ho deciso di andare a prendere un diploma. Ma la scuola era molto lontana, era 10 km lontano da casa. Siccome i genitori non volevano non farmi andare avanti, perché volevano che io ero la più grande, quella là di casa, lì, io sono andata a piedi a fare la scuola. Sono andata a piedi 10 km, andata e 10 ritorno, facevo 20 km al giorno per 2 anni per andare a prendere questo diploma. Era in 2 anni ti potevi qualificare in diploma belghiere. Allora, i bambini, io ho 2 bambini, 2 figli grandi, ormai di 20 anni, il maschio e la femmina di 16 anni. Quando erano più piccoli, 10 anni fa, li accompagnavo a scuola e andavo su un percorso podistico a passeggiare. Questo l'ho fatto per 5 anni. Sino che un giorno un amico ha detto: ma perché non vieni a correre con noi? Ho detto: io ci provo, vediamo. E da quel giorno che ho fatto la prima gara, così ho iniziato tutte le domeniche a gareggiare. E dopo qualche anno ho detto: perché non provare una maratona? Quanti premi hai vinto? Dove hai vinto questi premi? Sì. Il paese, nazione? Sì, a Pallaggiano ho vinto il campionato italiano di 30 miglia, che sono 48 km percorsi. In quella gara ho vinto anche una gara di 6 ore continuando a correre. E il premio di categoria. Sono tornata quel giorno con 3 coppe e 3 medaglie a casa, molto contenta. Complimenti, grazie di averti conosciuta. E Edizione Caserta, qui è tutto. Francesca Di Maio. Francesca, raccontami un po' il tuo talento. La mia passione è cantare, e quando io canto esprimo tutto quello che ho dentro, che parole non riesco a dire. Come è iniziato tutto ciò, questo amore verso il canto? Da piccola. E come penso con tutte le bimbe, diciamo, nel momento spensieratezza, tantissimi ricordi che li associo alla musica. E già da piccolina, all'età di 8 anni, ho iniziato a prendere lezioni di canto. E in quale televisione? Sei stata in televisione? Sì, allora, recentemente sono stata su un programma di Fiorello Viva Rai 2. E poi l'anno scorso ho partecipato a Casa Sanremo 2023. E poi abbiamo fatto Partenope TV, di cui la mia scuola ogni anno a dicembre ha questo programma in cui nelle feste natalizie li accompagniamo con le nostre canzoni. Consigli a chi vuole apprendere il tuo talento a cantare? Allora, sicuramente è un mondo molto 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 difficile, specialmente ad oggi con le nuove tecnologie, che purtroppo non viene valorizzato la vera canzone, la vera voce, quindi tutto lo studio che c'è dietro, ma purtroppo con l'autotune, diciamo, oggi tutti possono accedere a questo mondo. Mi fai sentire il tuo talento? Femmana, così una mala femmana, i suoi occhi è fatto ghiagnara, la nome è infamità. Bravissima, un bel 10. Ciao, un bacio. Siamo con Stefania Lienco, consigliere comunale. A lei la parola. Grazie dell'invito, volevo ringraziare Luis Navarro per avermi invitato qui. E ne sono onorata di essere presente in questa manifestazione. Sono 7 anni che sono in consiglio comunale, una delega alla cultura, e quindi mi sono prepotentemente inserita nel mondo della politica e della cultura nel mio paese. Grazie. Sono stata invitata per ricevere questo premio all'impegno sociale, un impegno che mi vede dell'intera provincia di Caserta da ben 20 anni. Il nostro centro antiviolenza ha sede a Caserta, ma ha sede in diversi comuni della provincia, grazie ai nostri sportelli di ascolto. Dal 2019, proprio per dare un contributo in più a quella che è la violenza di genere, abbiamo istituito anche un CAM, che è un centro di ascolto maltrattanti. Attraverso i nostri percorsi rieducativi, ecco, possiamo dare una vita nuova a coloro che purtroppo sbagliano e a coloro che si macchiano dei reati di maltrattamento, stalking e violenza sessuale. Ci può far vedere il premio che hanno dato? Cosa ne pensa di questo premio? Felice? Ma sì, io sono, anzi, quando mi hanno invitata, ecco,
mi sentivo lusingata di questo invito, ma ho accettato con piacere, anche perché ricevere un premio dalla mia città di origine è veramente mi riempie il cuore. Noi Voci di Donne nel 2006 è stata istituita proprio a Marcianise, poi per ragioni istituzionali è stata ospitata dal Comune di Caserta. Cosa consiglia chi è vittima di violenza? Io consiglio di chiedere aiuto, di farsi aiutare e soprattutto di denunciare. Oggi i percorsi ci sono attivi, ci sono le leggi che sono comunque sono efficienti, e ci sono i centri antiviolenza che sono pronti ad accogliere le donne. Noi siamo pronti ad ascoltare e ad aiutare, affiancare la donna che decide di uscire dal percorso della spirale di violenza. Sono un'insegnante, ho anche una scuola di formazione professionale, insegno a Caserta come docente. Fa canzoni napoletane? No, sono amante della canzone napoletana perché è una poesia, però per questa volta ho studiato una canzone prettamente, diciamo, classica, era De Maggio. E buonasera a tutti e a tutti coloro che ascolteranno questa breve intervista. E io sono presidente dell'associazione Giuliano Margherita, un'associazione che è nata a ottobre dell'anno scorso e che prende il nome di questo bambino abbandonato fin dalla nascita, bambino che nella sua esistenza ha avuto gravi problemi di salute. Nel 2016, che venendo a conoscenza di questa storia, mi sono dedicato, mi sono affezionato proprio al bambino che, nonostante le sue sofferenze, riusciva a tramandare tanto amore. Stasera siamo qui in questo complesso parrocchiale dove abbiamo avuto la possibilità, e di questo vogliamo ringraziare anche l'edizione di Caserta, perché c'è bisogno di promuovere il sociale. Questo deve avvenire anche attraverso la musica e il canto, attraverso giovani artisti e soprattutto anche artisti di fama, come sarà Monica Sarnelli, madrina di questa serata. E tutto questo perché non bisogna fermarsi, ma bisogna dare voce attraverso tutti i mezzi che possiamo disporre per creare una possibilità, per creare un'apertura soprattutto per coloro che soffrono. Io ringrazio di nuovo Edizione Caserta e vi dico che guardiamo al sociale, soprattutto in questa giornata, guardiamo alla donna, cardine e soprattutto fondamento importante della nostra società. Rosa di Cesare. Sì, sono stata invitata dal presidente dell'associazione Giuliano Margherita, perché faccio parte, anche sono un'associata, e quindi mi faceva piacere partecipare a questo evento dedicato a noi donne, perché come sempre pensato, noi donne siamo gli architetti di questa società. Faccio vedere un po' il premio che ha vinto. Sì. Soddisfatta? Certo, sì, onorata soprattutto. Con chi abbiamo l'onore di parlare? Io sono Don Giuseppe Di Bernardo, sono parroco di Capodrise e sono parte dell'associazione Giuliano Margherita, che è partner questa sera per questo bellissimo spettacolo che si sta realizzando qui a Marcianise in occasione della Festa della Donna. Com'è bella cantare una canzone per te, mentre in mano si cerca. E se sbaglio parole non succede niente di male, e te torna a fidare, ma sono per innamorare. Son pazze di te, sarà la tua vecchia vicina, ma basta prima. Thank you.